Come state oggi? Io mi sento che ho una gran voglia di mangiarmi un piatto di pasta, buono, fatto bene, stagionale però, stagionalissimo. Quindi, guardate qua, pancetta o guanciale, poi decideremo insieme, aglio, salvia, zucca, ci abbiamo di tutto, ci abbiamo la mantovana, ci abbiamo l'Hokkaido, poi ci abbiamo la pasta di Gragnano, Liguori, poi o pecorino o parmigiano. Quindi oggi facciamo una ricetta democratica, si sceglie insieme, poi alla fine decido io. Allora, quindi faremo questa bella linguina con zucca e guanciale. Ho detto tutto, eh? Oggi si mangia bene. Allora, io voglio utilizzare questo Hokkaido. Allora, se non trovate questa, lo sapete? Liberi, liberi, lasciate andare tranquilli, sereni. Taglio la zucca, levo i semi. I bruscolini, come li chiamiamo a Roma, questi si fanno secca buonissimi, salati, mamma mia, al cinema, quando li vendevano al cinema, dei tempi. Un bel coltello che taglia, bello, senti come scrocchia. Tagliamo a dadini di questa grandezza, ok? Dadoni, insomma. In poche parole dobbiamo tagliare una misura che con 10 minuti si deve cuocere, ok? Perché sarà lo stesso tempo di cottura della pasta. Calo, metto il sale, alzo al massimo l'acqua e poi andiamo subito con la pasta. Quindi abbiamo detto linguine 2,50, vanno bene, facciamo bene idratare la pasta, vai così, che bontà. Poi passiamo al sapore, al gusto, a quella cosa che ci fa impazzire e che tutti poi cerchiamo, che deve essere buona, perché se non è buona non funziona. Guanciale o pancetta, io ho due, ho la pancetta sughereta o il guanciale Valle Imperiale qua dei salumi Cufrà, Monte San Biagio, roba buona ragazzi. Tre fettine, una per me, una per Camera Woman e una per Mariuccio, che pure Mariuccio non disdegna mai. Tolgo questa parte qui, dato che è bello stagionato, quindi guardate il colore, guardate che meraviglia. Posso, scusate, bello. Allora, taglio a metà, ridete pure Camera Woman, taglio a metà e poi faccio così, dei dadini piccolini, aiuto, è uscito tutto, non vi preoccupate, recuperiamo tutto. Guardate la consistenza di questo guanciale, è fantastico, vediamo un po' se è proprio buono. No zucchero, come dice un macellaio che conosco io. Senza olio, senza grassi aggiunti. Facciamo stufare bene bene. Poi butto anche due foglie di salvia qui dentro. Guardate che ho fatto. Ora, oggi sporco poco, lo prometto. Oggi sporco poco. E comincio a grattugiare. Faccio così, così siamo tutti felici. Oggi democrazia proprio, eccomi qua, un po' di parmigiano, perché la zucca è dolce e realmente anche, però mi ci vuole, allo stesso tempo ci vuole qualcosa che accompagna questo qua, un po' di pecorino, quindi che direi? Dico che farei due parti di parmigiano e una di pecorino, così siamo tutti contenti. Questo è pecorino invece romano, non mi gonfia, faccio così. Questo inganna, hai visto? Inganna. Basso un pochettino, troppo alto. Bello. Guardate, guardate come diventa. È una poesia. Bellissimo, guardate. Ah, mamma mia. Metto qua dentro. Guardate come l'ho ben stufato, eh. Non è proprio croccantissimo, perché non lo voglio proprio crispy, ma lo voglio così. Ecco. C'è un po' di grasso, è sufficiente. Prendo uno spicchio d'aglio in camicia, apro così a metà, lo metto qui, peperoncino poco, che poi quella caratura se lo deve mangiare poco, eh, rimetto sul fuoco, ah la la la. E adesso facciamo bene insaporire la pasta qui dentro. Guardate la zucca, guardate, vedete? 10 minuti. Tiro fuori tutta la zucca, mi mette felicità, vedete sti colori così, ecco, ti tirano sul morale. Quindi niente più telegiornale, ma
dobbiamo cucinare, famo le ricette, è meglio. Già profuma in questa maniera, ancora non abbiamo messo il guanciale e il formaggio. Cari vegani o vegetariani, potrebbe anche essere un piatto, immaginate, levate il guanciale, però con l'olio buono, potrebbe essere un bel piatto col soffritto di aglio e peperoncino. C'ho una fame, ragazzi, oggi non potete capire poi. Che bontà, oh. Spengo, poi due cucchiai di parmigiano, anzi tre, un cucchiaio di pecorino abbondante, un goccio d'acqua, questo lo sei dimenticato, mamma mia, mi sono sentito male, aiuto, aiuto, vi prego, chiamate qualcuno. Piatto. Guardate che cremetta, la zucca, l'amido, l'aglio lascio così, tanto si vede. Ma che ti dice sta pasta? Lo dico io che vi dice? Ammete, mangiami tutta. Allora, ma assaggio. Oh no. Allora, camera con marite, Te fa pure ballare. Allora, allora, dolce, saporito, leggermente piccante, ma che volete più? Con questo piatto veramente economico fate felice un sacco di gente. Mi raccomando, vi è piaciuto? E dai, vai col click, mi piace, dai, fate qualche like, vai. Buonissimo, ragazzi, che bontà. Voglio chiedere scusa ufficialmente a chi dopo dovrà pulire tutto questo. Camera woman, c'è camera woman, sì, lei che fa così, sì, che ci sta solo te. Ragazzi, però, guardate che sto fa, sto facendo proprio la scarpetta su sta pasta, su queste linguine con zucca e guanciale, da urlo, da urlo.